questa sala e questo luogo per me è un luogo sacro, tutto il partito dal conservatore San Pietro Maiella. Riccardo Muti torna a Napoli, sua città natale, nel conservatorio di San Pietro a Maiella, dove si diplomò in pianoforte sotto la guida di Vincenzo Vitale. Questa è una delle più grandi biblioteche al mondo, quindi i musicologi che vengono da Tokyo o da New York o da Washington non devono passare attraverso le strettoie della biblioteca scolastica, certo. Deve essere biblioteca nazionale, internazionale. Questa è una delle più grandi biblioteche al mondo. Al maestro Muti, testimone eccellente della cultura napoletana nel mondo, il sindaco ha conferito in segno di gratitudine le chiavi della città. Presenti alla cerimonia, fra gli altri, la ministra dell'istruzione e dell'università, Stefania Giannini, che ha annunciato l'introduzione dello studio della musica nei nuovi programmi scolastici. Il paese rappresentato come città culturale del mondo è assai singolare, direi accettabile che due generazioni non abbiano impegno assunto e già formalizzato, perché nella scuola italiana, a partire dalla scuola primaria, la formazione musicale sia una disciplina La cerimonia, che ha concluso ufficialmente l'esperienza napoletana del Forum Internazionale delle Culture, è culminata con un concerto dell'Orchestra Giovanile Cherubini che, diretta da Muti, ha eseguito la Quarta Sinfonia di Franz Schubert e il Notturno di Giuseppe Martucci. Grandissimo maestro napoletano del sud, legatissimo alla città, diplomatosi al Conservatorio San Pietro a Maiella, e oggi Napoli gli riconosce questo ruolo nel mondo, che porta come ambasciatore la musica di Napoli, che è una musica che va oltre ogni confine.